Praticamente ad avere un vecchio furgone è così, bisogna un po' sapersi reinventare in tutto, un po' elettricisti, un po' meccanici, un po' carrozzieri. Oggi è una giornata veramente di nebbia, è tutta la settimana che c'è nebbia allucinante, quindi ne approfitto per fare alcuni lavoretti. Quello più importante è una piccola riparazione al tachimetro. Sfiga vuoi che proprio ieri sera una delle tre lampadine del tachimetro ha incominciato a flickerare e poi si è spenta del tutto. Le avevo già sostituite con delle lampadine LED perché le vecchie lampadine incandescenze si erano già fulminate ai tempi. Sono tra l'altro in serie, solamente una delle tre non va, quindi non è un problema di circuiti o altre cose, ma è sicuramente la lampadina. Quindi adesso andiamo a smontare tutto il cruscotto, perché questo è un Volkswagen T4 del 1994, quindi ha delle specifiche un po' strane. Per poter accedere al cruscotto e alle lampadine devo prima togliere il volante, togliere tutte le coperture, togliere tutte le plastiche. È un po' un lavoro diciamo macchinoso, però adesso non è la prima volta che lo faccio, ormai ci ho preso la mano e quindi funziona. Ma prima di iniziare a lavorare, di fare qualsiasi lavoro sull'impianto elettrico, quello che è importante è staccare la batteria. Voilà, allora, il tachimetro è tolto, bisogna fare ancora attenzione perché dietro c'è la presa per tutte quelle che è le luci e le varie e il cavo della velocità. Questo qui è ancora un furgone vecchio dove non ha neanche la presa OBD, quindi non ha computer di bordo, non ha nulla, è semplicemente tutto così, molto alla buona. Ho scoperto che accedendo con la mano da sotto è più facile staccare le prese perché i cavi sono abbastanza corti, è meglio non tirarli, sempre meglio fare attenzione. Un'altra cosa molto pratica è, io qua sopra ho messo tutte le viti in ordine, praticamente adesso quando dovrò andare a rimontare il tutto so che devo incominciare da là in fondo, pam 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 pam, comincio con quelle due viti là, poi dopo devo passare a queste tre, poi queste due, poi queste ultime tre, così che tra che non perdo innanzitutto le viti e in secondo luogo so benissimo l'ordine e dove va quale vite. Adesso qui ho il tachimetro da qualche parte, voilà, è molto semplice, le lampadine sono posizionate qua sopra esterne, devo solamente ruotarla, estrarla e inserire quella nuova. Bisogna fare attenzione, se anche voi volete montare delle lampadine LED, comunque i LED hanno polarità. Quindi se voi la mettete e non si accende, non è che la lampadina è rotta o avete fatto un danno. Provate a girarla di
180 gradi, comunque a cambiare la polarità, e molto probabilmente a quel punto la lampadina funzionerà. Già che ci siamo, però quasi quasi tiro dietro un po' i chilometri anche, 260.000, cosa facciamo diventare? 160.000? Ma sì, dai. E no, ragazzi, queste qua sono cose che non si fanno, i chilometri non si tirano indietro. Anche perché comunque sarebbe abbastanza facile sgamarmi, dato che tutti i documenti di bordo, tutti i documenti sulla manutenzione del mezzo hanno marcato i chilometri, quindi no, no, non funzionerebbe comunque, penso che verrei sgamato alla grande. Voilà, rimontato tutto alla perfezione, come avete visto ho fatto un piccolo test, ho collegato il tachimetro senza la copertura, senza la plastica di copertura, ho riattaccato veloce la batteria per vedere quello che vi dicevo all'inizio, se i LED erano con la polarità giusta oppure no. E infatti erano con la polarità sbagliata. C'è sempre un po' un piccolo problema, almeno nel cruscotto del T4, perché i contatti sono fatti abbastanza male, quindi le lampadine non si attaccano, cioè non fanno bene subito contatto sempre, e qua entra in gioco il classica bottarella amichevole per far prendere un po' il contatto. Se il problema si porrà ancora, quindi che non ci sarà bene un bel contatto, lo porterò prima o poi il cruscotto da una ditta specializzata per fargli fare un piccolo lavoro di manutenzione, magari riescono a sistemarmi un po' queste cose. Rimontando tutto, non vi ho detto all'inizio che anche voi, se smontate il vostro furgone, se smontate un T4 come questo senza airbag, non ci sono tanti problemi, come sempre staccare la batteria, perché se vi salta l'airbag mentre state smontando il volante penso che sia poco carino. Ricordatevi questi qua, che sono i cavi del clacson, che anche questi qua vanno staccati, non che tirate via tutto e poi dopo vi rimane tutto in mano, tirate via cavi un po' alla gne di cane. Il dado del volante nel mio caso è da fissare con 70 Nm, in questo caso una bella chiave dinamometrica. Qua tac, una bella chiave dinamometrica, quindi almeno siamo sicuri. Sicuramente altri furgoni avranno altre forze con cui serrare i vari bulloni, le varie cose. Per questo una piccola ricerca in internet vi frutterà molte più risposte rispetto a quelle che posso darvi io. Ed anche un altro video un po' diverso dai viaggi o dai grandi discorsi che vi faccio è finito. Oh boh, sì, dai, niente di speciale, però avete visto un po' anche cosa faccio io quando sono a casa e non sono in viaggio. Adesso però devo andare a farmi una bella doccia calda, bermi un tè, perché ci sono tipo 0 gradi e sto cominciando a tremare, ad avere freddo un po' ovunque. Quindi vi auguro un buon tutto, come sempre, e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!